In molti ci avete chiesto, ma come posso applicare le mappe mentali allo studio di qualcosa di un po' più complesso rispetto a quello che abbiamo già visto online? Allora, andiamo a vedere come applicare le mappe mentali allo studio della biologia. Qui stiamo parlando di studio, in realtà le mappe mentali sono applicate a svariati contesti, perché una mappa mentale è una rappresentazione grafica dei concetti, è una rappresentazione grafica del nostro pensiero. E questa rappresentazione va ad utilizzare il linguaggio della nostra mente. La nostra mente non parla la lingua dei caratteri, ma parla la lingua delle immagini, parla la lingua dei colori e queste immagini e questi colori ti aiuteranno a rievocare i concetti chiave. La grande differenza rispetto ad uno schema oppure ad una mappa concettuale è la struttura, che in questo caso è radiale. Troveremo l'argomento principale collocato nel centro e da lì partiranno dei rami con tutti i concetti secondari e da questi discenderanno altri concetti. Quindi sarà molto chiaro comprendere con un colpo d'occhio da quali argomenti discendono quali altri. L'argomento che andremo a vedere è il nucleo e il DNA. È una mappa di biologia e è stata estrapolata da questa fonte. È la lezione 5 di questo canale YouTube, La Biologia per Tutti. Andiamo a vedere. Sappi che quando studi non puoi permetterti di andare avanti se non hai compreso bene i concetti. Ricordati questa cosa. Smetti di studiare per imparare e studia per spiegare. Questo ti aiuterà a far emergere tutte le zone d'ombra. In questo caso facciamo comparire il primo ramo e vediamo che cos'è il nucleo. Voglio sapere alla perfezione le definizioni. Se mi chiedessero che cos'è il nucleo, non posso dire dove è collocato, devo dire esattamente la definizione. Quindi una porzione di citoplasma che si trova all'interno della parete nucleare. E dove si trova? Si trova appunto all'interno della membrana nucleare. Questa membrana nucleare è formata da un doppio strato fosfolipidico. Anche qui voglio usare delle immagini che mi aiutino a rievocare i concetti. In questo caso, vedi collocazione, c'è una mappa sul telefonino, doppio strato fosfolipidico, le immagini sono soggettive, chiaramente quello che mi interessa è trasferirti il metodo. Ci sono degli strati con dei fossili, quindi doppio strato fosfolipidico. Qual è il contenuto del nucleo? All'interno del nucleo troviamo due cose, che sono il citoplasma e il DNA. A questo punto scendiamo in profondità e andiamo a vedere che cos'è il DNA. Il DNA è un acido nucleico, quindi un polimero. Un insieme, una catena di monomeri. E qual è la struttura del DNA? È una catena appunto di nucleotidi e quindi questi monomeri che sono un gruppo di fosfato. Quindi immagina come una catena formata da un gruppo fosfato e uno zucchero. Questi sono gli elementi che formano questa lunga catena e immagina due catene affiancate una all'altra e collocate un po' come se collegate tra loro, un po' come se fossero dei binari da una base azotata. E questa base azotata, che cos'è? È una molecola che può essere di diversi tipi. Abbiamo la guanina, l'adenina, la timina e la citosina. Una caratteristica fondamentale di questa base azotata è che, immagina, da una parte hai una catena formata da fosfato, gruppo fosfato, zucchero, dall'altra parte gruppo fosfato, zucchero, in mezzo sono collegate da delle basi azotate. Queste basi azotate però si possono collegare tra loro solo con determinati criteri di accoppiamento. Quali sono questi criteri? Sono la guanina con la citosina e l'adenina con la timina. Qui utilizzo anche un pochino alcune tecniche di memoria per riuscire a memorizzare subito queste informazioni. Posso immaginare che ho un guanto che lo lancio a 10
qualcuno che si chiama Danny, Adenina, oppure lo lancio nell'Ade e mi risponde, se lo lanciassi a Danny, mi risponde una persona con il telefono Tim e io però vado a rispondere al citofono, Timina e Citosina. In questo modo ho subito tutte quante queste, ho tutte le basi azotate. Per ricordare che la guanina si può collegare soltanto alla citosina e viceversa, posso immaginare che dica ciao Joe, quindi ho le due iniziali, CJ, che possono diventare JC, quindi Joe ciao, se mi può essere d'aiuto. Quindi per esclusione abbiamo che la timina si può collegare soltanto all'adenina. Ripercorriamo un secondo le basi azotate. Avevamo un guanto che sta per guanina, finiscono tutte in ina, quindi l'ultima parte non la dobbiamo memorizzare. Questo guanto lo lancia Denny Adenina, poi mi risponde con un telefono Timina e io vado al citofono Citosina. Per ricordare che è citosina e non citina, a parte che se ho studiato il suono mi rimane, però potrei immaginare che al citofono dica sì. E il collegamento era ciao Gio, quindi guanina, citosina o citosina, guanina. Per esclusione, quindi l'altra combinazione possibile è soltanto adenina e timina. Andiamo avanti, questo lo abbiamo già visto. Questi legami sono a idrogeno e la struttura che ne viene fuori è una doppia elica. Andiamo a vedere quali sono le fasi e la forma del DNA. Quando si trova a riposo, si chiama cromatina e è un filamento, allentato e è avvolto attorno a delle proteine che si chiamano istoni. Quando si avvicina alla fase di riproduzione, che cosa succede? Questo DNA allentato prende una struttura più condensata, ordinata e forma questa specie di X che sicuramente avrai visto, che in realtà non sono due bastoncini messi in questo modo, ma sono due bastoncini affiancati messi in questo modo. Questi bastoncini si chiamano cromatidi fratelli e sono uno la copia dell'altro. Nell'essere umano ci sono, possiamo dire, 46 cromosomi oppure 23 coppie di cromosomi. Ciascuno di noi ha preso una coppia dal papà e un cromosoma dal papà e un cromosoma dalla mamma. Bene, questa era la mappa del contenuto. Adesso andiamo a vedere come memorizzare questa mappa. Avendola costruita già sarà più semplice. Dopo, che cosa vado a fare? La vado a osservare nel dettaglio. Quindi qui vado ad osservare bene l'uovo che serve per ricordarmi il nucleo. Qui vado ad osservare la mappa come se dovessi dopo ricostruirla. Quindi c'è la mappa, dopo qui c'è questa figura che mi serve per ricordare membrana nucleare. Qui potrei mettere un'esplosione nucleare per ricordare. E dopo doppio strato fosfolipidico, dopo il contenuto, immagino questa scatola dove c'è il citoplasma, qui è il marito di Cheetah, la scimmia di Tarzan, se uno la conosce, e quindi creo sempre delle immagini bizzarre, paradossali. Acido nucleico, vado a immaginare qualcosa di acido, qualcosa che mi ricordi il concetto acido. Dopo l'immagine può essere soggettiva. Però mi rievoca il concetto corretto. Dopo che ho fatto questo, che l'ho osservata bene nel dettaglio, mi metto alla prova e la voglio andare a ricostruire. Quindi la tolgo da sotto gli occhi, la mappa, e vado a ricostruirla nella mia mente. Quindi il primo ramo c'era l'uovo e quindi devo dire il nucleo, qui voglio sapere la definizione e dopo da lì vado avanti c'era la membrana nucleare e da lì c'era il doppio strato
fosfolipidico perché c'erano i fossili e così via. La ripercorro tutta quanta. Se ci fossero dei rami che mi sfuggono, a questo punto vado a rafforzare l'immagine o la vado a cambiare o la vado a rendere più paradossale e bizzarra. Mi auguro che questo ti abbia tolto qualche dubbio su quello che sono le vere mappe mentali, perché molte volte vengono scambiate mappe mentali e mappe concettuali, e che questo ti abbia aiutato a comprendere meglio i concetti. Evita di leggere e ripetere pensando di far entrare quelle informazioni in testa, perché questo richiede uno sforzo mnemonico incredibile e soprattutto ti toglie capacità critica e ragionativa nei confronti del testo. Se ti fanno una domanda girata al contrario o in un modo che non compare sul libro, rimani disorientato. Qui, se hai capito i concetti, ti fanno una domanda e subito vai al ramo che contiene quella domanda. Se ti chiedono cosa sono i cromosomi, sai che vai subito sul lato sinistro della mappa.